nuova settimana, Gabriella, nuova, insieme nuova a noi. Una nuova settimana che parte dall'elettrodomestico che i nostri telespettatori vedono alle mie spalle, perché oggi parliamo di televisione e lo facciamo quando si celebra la giornata mondiale della televisione. E infatti, non a Massimiliano, caso. Non è un caso, il 21 novembre del 1996, per cui sono 20 anni tondi tondi, le Nazioni Unite decisero di dedicare proprio una giornata internazionale alla televisione con un documento specifico che sottolineava l'importanza del mezzo televisivo per la libertà di informazione, per la democrazia, per lo sviluppo sociale e culturale, perfino, pensate, per la pace nel mondo. Avranno esagerato? Chissà. E noi cercheremo di capirlo insieme ai nostri ospiti. Che parterre questo pomeriggio. Ringrazio Simona Marchini per essere con noi. Bene, oggi qui siamo noi. Grazie, grazie di cuore ad Enrica Bonaccorti. Grazie. Grazie. Bentornata anche Enrica. Bentornato a Pippo Franco. Eccolo. Un saluto a Stefano Balassone, storico autore televisivo, produttore, professore universitario, saggista e chi più ne ha più ne metta. E oggi con loro applaudiamo la televisione tutta, no? E da Milano, detto. Gabriella, salutiamo Massimo Bernardini, grandissimo esperto di TV, conduttore televisivo anche di TV Talk su Rai 3. Benvenuto Massimo, anzi anche a te bentornato. Grazie. Bentornato. E un grande saluto a tante persone che conosco e stimo lì in studio con voi. Benissimo, Simona, grazie. partiamo anche subito. Ricambiano da qui, eh? Anche noi. È un ricambio collettivo. Simona, non da protagonista, non da conduttrice, non da autrice, ma proprio da spettatrice, quali sono i tuoi primissimi ricordi quando dico televisione? Il primissimo, ero piccolissima, ma arrivò in casa il primo televisore, quindi parliamo del 54. E io rimasi incantata tutto il pomeriggio così, perché era un giocattolo sconcertante, no? Sì, insomma, si sapeva che esistesse la televisione, però averla in casa, e mi ricordo che fu regalata alla mia nonna. Noi, sai, i Marchini erano tutta una truppa, ci si muoveva tutti insieme e abitavamo tutti nello stesso palazzo, quindi la sera era un rito andare dalla nonna tutti quanti a vedere la televisione. Anche se l'avevamo pure noi, però insomma si faceva. Quanti eravate in famiglia Marchini? Non tantissimi, però c'era mio zio, mio padre, quindi mogli e due figli ciascuno, insomma andavamo tutti lì. E mi ricordo la mia nonna, che era toscana, era molto simpatica, faceva: "Porina, ma ora lei sta male, guarda quel brutto, l'antipatico, l'ha presa in giro", partecipava, c'era una cronaca diretta di commento a tutto quello. Però cominciamo a vedere delle cose meravigliose, devo dire. E mi ricordo ancora Marcel Marceau, pensate un po', che è stato un genio del mimo, no? Era fantastico. Cioè, cominciavano subito questi impatti con delle cose abbastanza straordinarie, direi. Allora, Simona Marchini ci ha raccontato Pippo quando è arrivata la televisione a casa sua, 1954. E i tuoi primi ricordi, invece? Sono identici, in pratica. Forse un paio di anni dopo. Ed erano, l'ho preso peraltro una persona non abbiente, comprò questo televisore e noi ci ritrovavamo in bianco e nero, eravamo amici del figlio di costui, ma c'erano anche altre persone, per cui erano serate proprio di raduno, mai avrei immaginato di trovarmici dentro poi. Simona, neanche tu immaginavi, no, mangiare. Figuriamoci, ero una bambina studiosissima, tranquilla, avevo 10 anni, ne so. Non te lo sognavi neanche, ma quanto tempo ci passavate di fronte al televisore? Bisognava regolarvi? No, in qualche poco, modo? poco. Io ero studiosa a Secchione, si diceva già allora. Poi ce n'era poco. Era poco. Ce n'era poca, giusto? Un'offerta diversa, orari diversi. Prima di sentire sia Enrica che Stefano Balassone, Pippo Franco e Simona Marchini, qual è stato il vostro programma in bianco e nero preferito? Pippo? Programmi preferiti non so dire. Per quanto riguarda la mia storia, la storia della televisione, ricordo un programma dove per la prima volta sono apparso in televisione, fa forza di vederla. Poi sono andato con un trio che si chiamava Trio Hetzel, cantavamo dei gospel song in lingua americana, non capendo bene quello che stavamo dicendo, però sapevamo cosa cantavamo, e lo spettacolo era Campanile Sera, era Enzo Tortora. E poi, volendo segnare un'altra tappa, il primo spettacolo
tavolo di cabaret, di rivista, se vogliamo, Allegro, in televisione, a colori, si chiamava Dove sta Zazà, ed era con Gabriella Ferri. Insomma, abbiamo fatto delle piccole inaugurazioni che però poi sono passate alla storia. Simone, tu? Beh, anche domenica è sempre domenica, rischia tutto, sì, cos'era? Mamma mia. Il musichiere. Beh, sì, cioè questo primo impatto con una varietà, diciamo così, televisivo era abbastanza coinvolgente. Poi devo dire, come eravamo una famiglia che per forza di cose doveva studiare, essere informata, così si usava, naturalmente cominciò Albertazzi, la mano d'Albertazzi sul libro di poesie, che leggeva le poesie, tutte così, la prosa, vabbè, insomma, grande, perché pure c'era quella televisione lì, poi ne parleremo, ma Enrica, sì. Tu pure ne hai fatta tantissime televisione, hai vinto Telegatti, sei anche un'autrice, sognavi fin da bambina di fare questo mestiere? Io la televisione l'ho vista subito, da quando è nata, o quasi un paio d'anni dopo anch'io, non perché avessimo i soldi per comprarla la televisione, non avevamo neanche una grande famiglia, nessuna nonna poteva comprare la televisione, però abitavo in una caserma, ho vissuto dagli 0 ai 13 anni in caserma, per cui ho avuto la televisione da subito, certo, insieme a tutte le guardie in alto, così c'erano le tre poltrone davanti e tutte le sedie dietro, io avevo diritto a una poltrona come figlia del comandante comunque e vivevo lì in quella stanza della televisione, come si chiamava, nella caserma, e innamorata da subito di questo mezzo, sì. E ricordo, la prima cosa che ricordo forse è 15 uomini, te lo ricordi Stefano? Sì. Era l'Isola del Tesoro. L'Isola del Tesoro. No? E poi ricordo moltissimo anche il musichiere, e ricordo Albertazzi, come sì. Dopo ricordo mi ha colpito moltissimo Ungaretti quando leggeva le cose, questo 10 anni dopo. Okay. Ma quando uscimmo dalla caserma e avevamo una casa normale, un appartamento normale, a parte il fatto che io chiedevo chi sono quelli come maestra, cioè per me era strano perché ero abituata in un pianeta a parte fino ai 13 anni. Comunque abbiamo avuto anche noi la nostra prima televisione, ma era già a metà degli anni 60. E io guardavo questa televisione insieme a mamma sul divanetto, gli sceneggiati, ero innamorata di tutti praticamente, della Lisi più di tutti forse, di Wagner Bentivegna anche, scrivevo sul diario, questa sera Wagner ha detto così, cosa da pazzi, e rifacevo però, e rifacevo le battute. Con mamma accanto, e mamma diceva, mi stavo allenando, così come vedendo molta televisione da conduzione come Baudo, che cominciò quando io ero ancora appunto adolescente, anche lì ho imparato, e guardavo, e continuo a guardare moltissima televisione, adesso con tutti i sistemi di registrazioni, io seguo veramente quasi tutto anche nel mondo. Appassionata. Nel mondo, sì. Abbiamo sentito, no? Immedesimazione, personaggi che entravano nelle case come se fossero parte della famiglia. Quanti ricordo. Cosa ricordate voi? Ditelo al nostro Simone. Simone. Sì, oggi vi chiediamo di condividere con noi riflessioni e ricordi legati alla televisione. Raccontateci di quando ha fatto la sua comparsa per la prima volta in casa vostra e se eravate tra quelli che si organizzavano per andare a vedere il canzoniere o Rischia Tutto a casa degli amici. Raccontateci anche qualche episodio personale legato alla televisione e diteci qual è il programma storico che vi è rimasto più impresso. Insomma, potete sempre dire la vostra mandando un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail. siamonoi@tv2000.it, potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a @siamonoitv2000, vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora Balassone, io presentando la puntata ho definito, come giusto che sia, no? La televisione un elettrodomestico, ma forse un po' riduttivo? Beh, diciamo dal punto di vista fisico lo è, perché quella è la tecnologia. Dal punto di vista mentale, invece, è il luogo della frequentazione collettiva, che è una dimensione molto specifica, cioè che è diverso leggere un libro, è la simultaneità con altri. E a pensarci bene, l'impronta che, un po' come era già successo con la radio, da questo punto di vista, l'impronta profonda che lasciava la televisione era il fatto che tu sapevi che tutto il resto del paese stava provando esattamente quella cosa. Pensate alla differenza rispetto al cubicolo
no, allo stanzino internet, no, o del social, dove tu in pratica sei dentro un gioco degli specchi in cui incontri solo quelli che sono come te stessi, come te stesso. Invece la TV è quel posto dove vedi una cosa, la TV di quel tipo, dove vedi una cosa che cerca di tenere insieme un mondo complesso, pieno di diversità, e forse quello proprio più generalista è, come si dice, e più ti offre, come dire, delle chance di incontrare qualcosa di diverso da quello che sei. Questa credo che sia poi la funzione strutturale della televisione. Sì. Si sente ancora che ne sei affascinato, insomma, mentre ne parli. Sì. Tu hai avuto un ruolo importante, anche qui autore, sei stato un consigliere di amministrazione della televisione pubblica. Poi però soprattutto hai traghettato il terzo canale, Rai 3, lungo una traiettoria che è stata molto fortunata accanto a Angelo Guglielmi. Voglio chiederti se il ruolo della televisione in questi 10 anni come è cambiato, che aggiustamenti ha subito, ha messo in atto? Beh, intanto ha trovato compagnia. Lo stesso annuncio che avete fatto un attimo fa, siamo qui in televisione, telefonateci, mandateci social, eccetera, insomma. Il pubblico è chiamato a essere molto industrioso, mentre naturalmente per me la televisione è innanzitutto pigrizia del farsi accompagnare da qualcuno che intreccia i fili di un racconto o di una vicenda, è un abbandonarsi piuttosto che un attivarsi. Ma può darsi che sbagli io e che abbia avuto un imprinting. Però negli ultimi tempi è un po' cambiata questa cosa. Prima eravamo molto spettatori e basta. Sì, sì. Adesso il pubblico è entrato dentro la televisione. No, ma non c'è dubbio, l'abbiamo sentito, anche esortato a farlo, anche se per me il quid fondativo del rapporto della televisione, la televisione nasce avendo davanti a sé un divano. La compagnia intelligente. Sì, e anche il posto dove mi posso abbandonare e dormire, che significa avere il massimo della fiducia in quello che mi sta parlando davanti, poter aprire ogni tanto l'occhio e non trovarmi estraneo, esattamente come farei con uno di famiglia. Quindi familiarità, vicinanza. Secondo me il quid della è televisione è questo. Curioso di sapere che cosa ne pensa da Milano Massimo Bernardini. Cosa pensa ad esempio di quanto la televisione abbia condizionato il comportamento degli italiani? E sono curioso anche di sapere se a suo giudizio, e penso soprattutto a un certo periodo, no? E se a suo giudizio in qualche modo ancora oggi condiziona quei comportamenti. Massimo. Allora, io partirei da un elemento che mi avete molto stimolato in quel che avete detto finora, ma un elemento vorrei aggiungerlo, che è l'elemento modernità. Per me che sono cresciuto, io ho più o meno la stessa età della televisione italiana, e quindi ho vissuto profondamente la televisione degli anni 60. Ora, secondo me la televisione degli anni 60, faccio due esempi, TV7 e Studio 1, erano la modernità del paese, erano forse il punto più avanzato dal punto di vista proprio della creatività del paese. Da questo punto di vista, io credo che per tanti anni il servizio pubblico innanzitutto sia stato un volano proprio di creatività, di invenzione e di conoscenza. Io aggiungerei anche questa parola, perché per tanti anni ho detto anche Studio 1 insieme a TV7, capite? Cioè, quindi conoscenza non vuol dire solo buon giornalismo, vuol dire anche spettacolo e scrittura televisiva di altissimo livello. Ecco, da questo punto di vista io credo che per tanti e tanti anni la televisione, benché proprio in quegli anni ne parlasse male Pasolini, ha fatto crescere in qualche modo il popolo italiano, ha incrementato la sua proprio anche voglia di conoscenza, la sua curiosità, gli ha aperto. Io sono uno proprio che deve molto alla televisione come conoscenza. Tuttavia credo che nel tempo il moltiplicarsi dell'offerta in realtà abbia modificato profondamente tutto questo. Oggi influenza pesantemente la televisione. E appunto, questo è il punto. Questa è la questione io aperta. Io credo. Questa è la questione aperta, e oggi, secondo me, in più c'è. Cioè, si può dire tranquillamente che ha anche modificato in peggio l'italiano e la sua Weltanschauung, verrebbe da dire. Però contemporaneamente c'è una nuova modernità che a un certo punto
secondo me a metà degli anni 70 la Rai non lo rappresentava più e qualcun altro negli anni 80 ha cominciato pesantemente a rappresentarla. Insomma, è una partita complicata ormai. Qui è stimolato il nostro parterre da Roma. Simona, sì, alzando la mano. Ecco, sentiamo Simona, però poi voglio sentire anche esperienze personali. A proposito di Pasolini, penso che fosse più un'intuizione veramente sul futuro, su ciò che la televisione potesse rappresentare come pericolo di manipolazione, di devianza profonda del gusto, del linguaggio, dell'approccio tra le persone. Cioè, non è cosa da poco. Da quando è cominciato il protagonismo della gente comune, che io rispetto profondamente, non c'entra, non è un giudizio sulle persone, è una considerazione su certe manipolazioni. Ormai questa forma di narcisismo esibizionistico, alimentata ferocemente da tutti gli strumenti tecnologici a disposizione, fanno che sì, se io mangio una frittata la fotografo la mando all'amica mia, perché è una forma continua. A te i reality non piacciono, Simona? No. Ah, no, a me piace tutto invece, io vedo tutto. No, perché, sai perché? America's Next Drag Queen, vabbè, l'avete mai vista? Appunti da bambina. Vorrei che fosse chiara una cosa, non è un atteggiamento retrogrado e bacchettone, no. È che io, per cosa mi vedo intorno anche di malcostume, di pessimi modelli da copiare, mi addoloro per quello che ho intorno. Penso soprattutto alle donne, alle ragazze, alle ragazzine. Certo. Cioè, mi dispiace molto, perché si può essere attuali, moderni, aperti, figurati. E anche così vicini a un futuro, ma con un altro atteggiamento. No, sei stata chiara. Io vedo tutto, però capisco quello che dice Simona perfettamente. Credo che io, dal prima puntata, cioè vi dico, Grande Fratello, 5 minuti prima che iniziasse 15 anni fa, io dicevo: ma che cos'è questa roba qui? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? 5 minuti dopo che era iniziato ho detto: questo spacca, questo sarà quello che andiamo, questo è il nostro solco. Purtroppo. Dopodiché io che lo vedo e vedo tutte le cose che ci sono, anche peggio se ci sono, ma le vedo con un interesse, scusatemi, sociologico, antropologico, interessantissimo. Interessa, sì. Ah sì, perché io vedo quello come si comporta, quella è l'estrazione di quello, come lo condiziona, cosa pensano in un gruppo. Insomma, stretto, Enrica, è uno strumento con cui tu leggi la realtà, però certamente la malizia è negli occhi di chi guarda, per cui bisogna capire con che sguardo tu osservi Pippo, lo stessa tu cosa. Sorridere, che telespettatore Pippo, sei vorrei soffermare, è tutto vero quello che è stato detto, però l'argomento è assolutamente immenso, cerco di sintetizzarlo in due punti. Il primo, che la televisione comunque da quando è nata è assoluta verità, c'è più verità in televisione che in teatro e figuriamoci nel cinema, laddove poi come elettrodomestico non avrei mai immaginato di preferirla al frigorifero, ma quello che volevo significare è anche quell'anticipazione di cui parlava Simona e di cui ha parlato il nostro amico milanese, e vorrei ricordare una cosa sostanziale. Allora, noi siamo nati con la televisione, siamo cresciuti con la televisione, la cosa che riguarda l'anticipazione futura secondo me riguarda anche quanto sta per accadere, perché noi abbiamo visto per esempio le elezioni americane in diretta, abbiamo visto cose inimmaginabili in televisione. Ricordo soltanto una cosa in bianco e nero a proposito di Pasolini, e mi è rimasto impresso, mi resterà impresso per tutta la vita, perché ritengo che quello che ho visto è l'indirizzo di come dovrebbe andare l'uomo oggi. C'era un programma che andrebbe rivisto, secondo me storico, una delle cose più grandi che abbia mai visto in televisione, di Pierpaolo Pasolini, che presenta Ezra Pound, cioè un poeta di sinistra, per così dire, che divulga un poeta di destra, ed è quello che dovrebbe accadere al mondo, perché si riconoscevano in quanto erano poeti, attraverso la poesia, attraverso la visione poetica della vita, perché entrambi certamente consideravano che la vita è arte. Ho imparato moltissimo da quel programma, credo sia, adesso so rispondere, il programma al quale sono più legato è questo. Pippo, memorabili sono anche le interviste che faceva Pasolini ai giocatori della sua squadra del cuore, insomma ci sono delle pagine anche lì che insomma ci sono rimaste. Uno sfide ante litteram. Ecco, esatto, sfide ante litteram. Ci avete fatto capire, Massimiliano, qual è la televisione che vi piace e non vi piace guardare. No. Quando l'avete fatta, ne avete fatta tutte e tre parecchia, c'è stato qualcosa, non vogliamo il nome e il cognome del programma, che proprio non avete fatto volentieri? Momento di verità.
Io non ne ho uno che non ho fatto volentieri, e non sono così snob da dire beh sì ho fatto la televisione, no, ho fatto anche teatro, ho fatto tante cose, però la televisione che ho fatto francamente mi è piaciuta molto perché era comunque viva, intelligente, era autoriale così, quindi non posso dire, anche quando ho fatto, che ne so, Piacere Rai 1, che era una trasmissione altamente popolare come si usava a dire, fui io per esempio a suggerire assolutamente un giornalista in quella trasmissione, fu Badaloni, per far vedere comunque quest'Italia che attraversavamo. No, per dire che, hai capito, che non era solo la canzonetta, che va benissimo, però era l'intento, diciamo così, pedagogico, culturale, anche in termini estremamente semplici, per conoscere questo paese. Quindi non mi pento assolutamente di nulla, non c'è una trasmissione di cui mi sentiamo possa se Enrico imbarazzare. Si pento uno di qualcosa. No, io non mi pento, però non la dico, quella che non la dico. Ce n'è però. Cioè, la dico. No, io quello ci che lasci mia, così, Enrico. Sì, perché anche io sono confusa. Comunque, una cosa che ha detto Simona, estrapolerei la parola appunto alla televisione didattica così, credo che il discorso se la televisione debba essere o meno didattica sia un falso discorso, perché tutta la televisione, anche il Grande Fratello, diventa didattica. In che senso? Nel senso che uno osserva quei comportamenti e purtroppo li assimila. Allora la televisione è uno strumento potentissimo secondo me, che invece non viene valutato anche da chi la fa, oppure sono in cattiva fede, una delle due. E quanto è importante, perché non entriamo soltanto nei salotti, nelle camere da letto, nelle cucine, dove sia, entriamo nelle teste. E quanto più le teste sono sfornite di strumenti, di filtri, tanto più tu aderisci. Certo. Per cui è tutta pedagogica. Quando ti comporti male, insegni a comportarti male. Quando dici le parolacce, insegni a dire le parolacce. Beh, ma perciò ha una grande responsabilità la televisione. È un'enorme responsabilità. Io quando faccio certi discorsi mi sento dire che sono addirittura obsoleta, noiosa. No, non qui. Ah, che strazio, vabbè, ma dai. Pippo, sorridi. Io ci credo tantissimo alla televisione. Ci credo molto. Tu qualche condivido, cosa? Condivido. C'è sempre un altro aspetto che riguarda gli artisti, sostanzialmente. Noi non compariamo mai per apparire e tutto sommato non ci interessa apparire, ci interessa quello che abbiamo da dire, perché non ci viene nemmeno mai proposto di andare a fare cose soltanto così per essere presenti. Questa è già una selezione forte, perché ciascuno di noi sa cosa deve dire, sa come entrare, insomma la televisione è sei te stesso inevitabilmente, e la televisione ti aiuta questo, a diventare quello che sei. Allora, io vorrei capire, a proposito di viaggio nella TV, se io dovessi dire un personaggio unico della TV di questi anni, il vostro pensiero dove andrebbe? Vabbè, buongiorno, subito a Mike, buongiorno. Mike, buongiorno. Simona? Vabbè, io devo dire Arbore, più forte di me. No, ma devo aggiungere però Don Lurio e Romolo Siena, perché è stato il mio primo lavoro quello. Ma ha spinto Don Lurio, io non avevo nessuna intenzione di fare l'attrice, l'ho terrorizzata. Don Lurio era stupendo. E era un uomo generosissimo, meraviglioso, quindi... Sentiamo, fa piacere che lo ricordi, che non l'hai mai ricordato. Veramente. Pippo? È difficile, ho lavorato con tutti, è francamente difficile, tutte persone che mi sono rimaste nel cuore, che fanno parte della mia storia, ma volendo fare un nome indiscutibilmente, specie da quando siamo partiti, restare ad ascoltare quei racconti fino alla fine e vederlo poi fino alla fine, incontrarlo fino alla fine e vederlo così grande, lui... aveva una predilezione per me, l'unico nome che posso fare è Giorgio Albertazzi. Bene. Però scusate, io non ho detto quello con cui ho lavorato, io ho detto avete detto il personaggio. Beh, che ognuno ha scelto il personaggio. Personaggio così, ma è che un giorno fino a bambina, poi se devo parlare di persone con cui ho lavorato. No, il personaggio lavorato, che insomma ritenete il grande personaggio televisivo, ognuno di voi ha dato un riferimento. Stefano, una nostra curiosità, ci domandavamo con Massimiliano prima insomma della trasmissione, se c'è qualcuno dei grandi personaggi televisivi che ha detto alla televisione un no definitivo perentorio, o se alla fine, penso che ne so, a Tognazzi, a Gassman, alla fine hanno capitolato un po' tutti. Ma, Celentano compreso. Beh, sì, esatto. Anzi, credo, ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare esattamente al rientro di Celentano all'inizio degli anni 90. Pare del, no, lui veramente era già rientrato il sabato sera, poi si era allontanato e poi
è rientrato, ma non vedo come si possa restarne fuori, insomma, senza neanche ricorrere alla vecchia battuta mi si nota di più se sono dentro o fuori. O se no, io sono ho fatto fuori. La sciocchezza di uscirmene per 3 anni, sì, ho capito dopo che pensavo che si potesse andare fuori e rientrare. Abbiamo una testimonianza, certo, perché come tutti gli ambienti è fatto di relazioni e le relazioni se non le coltivi si allentano e si spezzano. Io relazioni non ho mai coltivato nessuna, infatti è un miracolo, mi chiamavano la miracolata a me quando ero il numero uno, perché proprio non frequento nessuno, non conosco nessuno. Perché alla fine dei conti è una grande bottega. Lo so, in cui uno chiama l'altro, eccetera. Se interrompi i contatti, come con l'elettricità, devi andare lì e rimettere i fili insieme. Io ho fatto un altro esempio, ho detto che era come un autobus affollato, che quando uno quando scendi per risalire bisogna che altri scendano. Sì, sì, devi dare un grande spintone per buttare qualcuno fuori. Senta, diamo un'occhiata ai palinsesti di quest'anno. Ritroviamo Domenica Inn di Pippo Baudo, le interviste di Maurizio Costanzo, il programma Cult Rischia Tutto. Cosa c'è che non va? Cioè, guardiamo troppo al passato? No, è che la non riusciamo più a sperimentare? Ma no, è che la televisione è quella roba lì. Ho visto la prima televisione nel 1956. C'erano a casa del mio padrone di casa, che stava sullo stesso pianerottolo, e aveva i soldi per comprarsela 2 anni prima di noi, anche perché noi pagavamo l'affitto. Quindi. Allora, e lì facevano arrivi e partenze con Mai Buongiorno, e quindi era la televisione dei VIP. C'erano i quiz che erano la televisione del mi cambio la vita con una botta di fortuna, c'erano i giochi d'abilità, c'erano tutti i format di questa terra che erano già stati inventati negli Stati Uniti e venivano importati in massa e reinterpretati in salsa italiana, quindi figuriamoci se mi può stupire di ritrovare questi format di lungo periodo. Ma anche i conduttori però. Beh, vuol dire che sono di una tempra assai resistente. Sono maschi. Benvenga. Questo è un altro poi, non è un caso. Anche se qualche cosa, diciamo, di nuovo, magari non è nato tanto in Rai negli ultimi tempi, ma nelle zone circonvicine. Sì. E infatti la Rai, contrariamente a quanto avvenuto nel passato, è la Rai che ha cominciato a fare la spesa. Qualcuno più indovinato, qualcuno meno indovinato, qualcuno molto indovinato, quindi la televisione è diventata un sistema, insomma, noi tutti abbiamo parlato di un servizio pubblico, se era pedagogico, se non era pedagogico, non entro nell'argomento. Ma a proposito di questo, vorrei chiederti e poi coinvolgere Bernardini anche su questa riflessione, no? Posso parlare del personale e dire che insomma i miei primi passi li ho fatti dentro la tua Rai 3, ero giovanissima, era un programma giornalistico degli Stati Uniti, io ricordo questo, e non è collegato a quello che ci stiamo dicendo, ricordo una stanza di redazione a via Settembrini, accanto c'erano Dandini, Guzzanti, delle risate pazzesche che io sentivo da questa stanza e dicevo ma questi che fanno? Che sono allora ti volevo domandare se ride questo più con me, si è perso, sì, con te si diverte a ride. Più con me. No, se si è persa quella capacità di rischiare, di buttarsi con leggerezza, di avventurarsi come facevano loro con Indietro Tutta, con i programmi di Arbore. Perché tu parlavi di un mercato, no? Si va a comprare il format alla grande società, insomma, qualcosa si è perso qui. Beh, lì c'erano le lì ci si buttava, era un'avventura. Lì c'erano, la televisione è una cosa complicata. Se ti muovi su certi livelli, la sperimentalismo è sempre possibile, ma richiede capacità sempre maggiori. Noi in quel periodo avevamo la specifica fortuna di avere avuto in affido una rete da 1%, da quel punto di vista era difficile far peggio. E quindi che potevamo fare? Sperimentare. E qual è la qualifica di uno sperimentatore? Non è quella di indovinare tutte le cose che fa, ma di buttare rapidissimamente le cose che non funzionano. E quindi infatti, noi eravamo ci avete dato dei programmi. Eravamo assolutamente spietati, non facevamo discorsi. La qualità era insita nelle persone di cui ci avvalevamo. Certo. Ma non giustificavamo con la qualità una risposta insoddisfacente del pubblico. Ecco Massimo, sperimentando tra l'altro da una risata all'altra, anche con una certa leggerezza, non che non contassero, insomma, anche dati d'ascolto ce l'ha detto, insomma, ce l'ha fatto capire Stefano, insomma, quella è una strada che ha dato dei risultati, ha consegnato dei gioielli che ancora oggi esistono, funzionano. Sì, però noi non possiamo nasconderci che oggi sostanzialmente la massimizzazione degli ascolti è la vera dominante di tutta la televisione, cioè si fanno investimenti, scelte
Per esempio, io trovo che in Italia noi abbiamo un difetto che è tutto nostro, cioè per esempio c'è un'opinione pubblica che giudica i prodotti televisivi, l'abbiamo visto quest'autunno per esempio, solo dagli ascolti che fanno e subito, nel senso che si chiede per esempio alla RAI di innovare, ma contemporaneamente gli si chiede di massimizzare gli ascolti con questi prodotti che dovrebbero essere di innovazione. Ma questa io credo che sia una struttura molto nostra, molto italiana, una patologia fondamentalmente, e che infatti fa in modo che il nuovo sostanzialmente non riesca a nascere, per esempio nella televisione generalista. Ormai nasce tutto fuori dalla televisione generalista, pochissime cose, proprio perché abbiamo un'opinione pubblica e una mentalità dominante che ormai giudica un prodotto a partire dal successo dell'ascolto iniziale. Che poi l'ascolto sia importante come fattore da tenere presente è evidente, no? Perché se no non si chiama comunicazione di massa, ma si chiama comunicazione da salotto, evidentemente. Ma il problema è che tutto questo è chiesto subito ai prodotti, cosa che giustamente, come ha appena detto Balassone, in una rete che gli era stata data all'1%, certo che non gli era stato mai chiesto, non sarebbe mai nata Rai 3 se gli fosse stato chiesto subito di massimizzare gli ascolti. Questo per esempio è una deformazione italiana, perché se andate a vedere, se c'è un altro paese al mondo dove le sfide del sabato sera in termini di ascolto vengano giocate sulle prime pagine dei giornali, non lo trovate. Siamo solo noi che viviamo tutta sta roba, poi caricandola naturalmente anche di connotati politici, eccetera, eccetera. Eccetera. Balassone, voleva replicare? Sì, che un po' questa difficoltà alla sperimentazione deriva però da fattori strutturali più che culturali o da caratteristiche del pubblico. La televisione italiana è stata congelata e spappolata contemporaneamente in una molteplicità di canali dove le risorse, che già erano poche, si sono andate disperdendo. E a questo punto la creatività, diciamo, anche in cucina, dipende dagli ingredienti che puoi andare a comprare al supermercato. E da un certo momento in poi tutto il sistema televisivo è andato al discount, perché ha funzionato con l'ottica di risparmiare o per mantenere, diciamo, i tuoi rapporti, i rapporti con la politica, o per incassare il più possibile di soldi da mettere in tasca come profitti. Non è proprio il tempio della creatività ed è la cosa che ci ha differenziato negli ultimi 30 anni dal resto del mondo. Prima, perché non c'era l'Auditel prima, però. No, ma non era una questione di dati, sono proprio i connotati strutturali, quelli economico-finanziari. Sì, non è pubblico, non è programmi, è proprio struttura. Però prima Enrica Bonaccorti ha detto una cosa che noi abbiamo lasciato un po' cadere così, no? Le donne, gli uomini. Perché roba fatto, da uomini. Ho fatto finta carriera che fosse meno longeva, hai detto. Hai detto che la carriera di una donna è meno longeva, ci spieghi bene? Beh, no, avete fatto tre nomi, mi pare, di conduttori longevi. E ho detto, guarda, sono maschi, tutti e tre maschi. Non è casuale. Ho detto questo, ho fatto finta che fosse una battuta, perché in effetti non è una battuta, è una didascalia, è quello che è. Abbiamo certamente delle grosse differenze fra i due generi, e viva le differenze, però sul lavoro, a partire dalle paghe, che non solo in televisione, anzi soprattutto non in televisione, dovrebbero essere uguali per i due generi, e poi anche per le possibilità di espressione, noi ne abbiamo meno. Io come femmina, in più senza avere mai avuto un uomo importante accanto, parlavo e avevo ragione dopo, Stefano. Ho sempre avuto ragione dopo, mi sento Cassandra. Però ecco, non hai quella forza che magari un maschio può avere ancora allora, oggi. Noi siamo quasi in chiusura, un giro veloce, perché io voglio capire, con la tecnologia che avanza rapidamente, fra 10 anni, Balassone, come sarà? La TV che sarà? Cosa sarà? Ma io penso che la TV sarà presente su tutti quanti gli apparecchietti di casa, nel senso che tutti dovranno cercare di creare quel momento di appuntamento in comune, e questo sarà un po' il perno attraverso cui poi gireranno i comportamenti personalizzati. Ecco, a me questo pare palinsesto liquido, diciamo, che la metafora più azzeccata è sempre quella della città, e non riesco a concepire una città senza piazze. Quella non è una città, è una baraccopoli. E un sistema televisivo ha i suoi sistemi di piazze che danno senso a tutte le vie, le botteguzze, le cose, eccetera.
Secondo me potremmo parlare per altre due ore di televisione, sì. Mi pare di capire. Anche e magari torneremo a farlo. Torneremo senz'altro a farlo. Per il momento ci fermiamo qui. Ringrazio i nostri ospiti, a partire da Enrica Bonaccorso, Pippo Franco, Stefano Balassoni, Massimo Bernardini da Milano e Simona Martini, che è promotrice di un'iniziativa che in chiusura vorrei ricordare. L'iniziativa si chiama L'arte per ricostruire, artisti per Amatrice. Artisti italiani e internazionali hanno donato le loro opere, che se non sbaglio oggi, no? Oggi, alle 18.30. Saranno battute un'asta. In un'asta benefica. Il ricavato? La cosa più bella è che finalmente io, per la mia tenacia, ho messo insieme tutti gli artisti, che vuol dire che già attori, musicisti, cinematografari, teatranti, tutti quanti insieme hanno creato una onlus Io ci sono. Per fare cosa? Costruire un cinema teatro ad Amatrice, che può servire tutte le altre piccole città intorno. Cioè, certo, e con un conto corrente alla Banca Popolare di Spoleto, una cosa molto seria, molto trasparente, il progetto è già lì, ma noi abbiamo la voglia e l'ambizione di farlo veramente realizzare al più presto. Cinema teatro per Amatrice. Con la cultura si rinasce. Alle 18.30 Galleria Mucciaccia qui nella capitale. Ricordiamo che con la cultura si può rinascere. Ci fermiamo solo un istante, perché torniamo subito dopo la pubblicità con un approfondimento dedicato al matrimonio. Qual è il segreto di un'unione felice, longeva, appunto? Tu dici così da qualche giorno, poi voglio sentirti. Mi dispiace non esserci. Chissà. Ognuno è il suo. Qui abbiamo tante ricette. Sentiremo poi le nostre storie e poi, lo abbiamo preannunciato, un nuovo spazio dedicato all'attualità. Partiamo dagli errori sanitari, dai risarcimenti, perché al Senato è in esame un nuovo disegno di legge che può cambiare parecchio le cose. A tra pochissimo, restate con noi.